studenti dell'Istituto Globale di Carloforte, insieme agli esperti dell'Associazione Culturale Tina Modotti, abbiamo preso parte al laboratorio Street Beat 1.0, scoprire e raccontare la città digitale, nell'ambito del progetto Tutti a Iscola Linea B2, finanziato da Regione Sardegna, Sardegna Ricerche e CRS4. Durante 60 ore abbiamo affrontato i moduli didattici proposti che ci hanno consentito di produrre in maniera consapevole e creativa numerosi contenuti digitali, immagini, grafiche e suoni, finalizzati a raccontare il nostro luogo di appartenenza. Insieme all'esperto architetto abbiamo sviluppato un'analisi urbana sulla cittadina di Carloforte, che ci ha consentito di individuare ed evidenziare i luoghi e monumenti più rilevanti che abbiamo definito come hotspot. Abbiamo poi creato dei percorsi concettuali all'interno del territorio, riportando i dati rilevati su una mappa digitale. Successivamente gli esperti ci hanno guidato nella creazione di un sito web e un video documentario. Infine abbiamo progettato dei supporti fisici che grazie alla tecnologia QR Code renderanno visibile e fruibile il nostro lavoro a tutti i cittadini e visitatori di Carloforte. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a visitare il nostro sito web. Sotto la statua di Re Carlo Emanuele III inizia l'itinerario tra storia e leggenda. La statua di Re Carlo Emanuele III, che si erge nel bel mezzo del lungomare di Carloforte, è stata voluta e realizzata a proprie spese dalla comunità in memoria di quel re di Sardegna che nel 1738 permise la colonizzazione dell'isola di San Pietro e la nascita di Carloforte. Quando l'isola fu occupata dai francesi nel 1793, la statua fu rimossa per metterla al sicuro dal rischio di deturpazione, ma nel sotterrarla nella sabbia restò un braccio fuori che per la fretta venne spezzato. Quando superato il pericolo, la statua riprese il suo posto, restò senza l'avambraccio destro e così rimase a ricordo dei fatti storici dell'epoca.
davanti al canale delle Saline che comincia l'itinerario Scorce Natura. Questo percorso è stato strutturato in modo che il visitatore, richiamato dal profumo del sale e dal colore, possa godere di suggestivi paesaggi naturali e vivaci scorci tipici a pochi passi dal centro urbano. Dal 1990 la produzione salifera a Carloforte è cessata, ma continua il mantenimento dell'equilibrio idrologico delle caselle salifere. Oggi la zona umida della Salina è sito di alimentazione, riproduzione e svernamento di numerose specie di uccelli migratori. Ciò conferisce a tutta l'area un importante valore storico-ambientale che si deve assolutamente salvaguardare. Le rotte degli antichi. Il tema delle rotte non è un vero e proprio itinerario, ma in questo breve racconto cercheremo comunque di portarvi lontano. Vi trovate in prossimità del Molo Mamamaon, un luogo che simbolicamente e realisticamente rappresenta la porta d'ingresso dell'isola di San Pietro e che qui, nel corso dei secoli, di storia ne ha vista passare tanta. Le rotte degli antichi. I Fenici, Inosim. Per primi i Fenici scelsero San Pietro, allora conosciuta come Inosim, come baia riparata per i loro traffici e per lungo tempo sfruttarono le sue acque praticando la pesca del tonno e la raccolta del sale. I Fenici non conoscevano strutture portuali artificiali e cercavano fondali bassi e acque tranquille per ormeggiare. Infatti questi intrepidi navigatori, dopo essersi stanziati nella vicina Sulchi, scelsero l'isola di San Pietro come baia riparata per i loro traffici e le testimonianze del loro passaggio sono state rilevate nei pressi dell'attuale stazione astronomica adiacente alla Salina. I Romani, Acipitru Insula. I Romani in seguito continueranno a sfruttare il mare e le saline dell'isola, da loro ribattezzata Acipitru Insula, ovvero Isola degli Sparvieri, così chiamata per la forte presenza del falco della regina, una specie molto importante nella nostra isola. I Romani lasciarono testimonianza del loro insediamento in alcune tombe, antiche strade e pozzi rilevati in diverse zone dell'isola. L'errata traduzione dal latino Acipitru Insula portò nel tempo alla totale corruzione del toponimo a causa dell'errata interpretazione del segmento Pitrum, in pietro, da cui l'isola di San Pietro. A seguito della caduta dell'impero romano, l'isola dovette essere completamente abbandonata per alcuni secoli. I Savoia, isola di San Pietro Carloforte. Nella rada di Carloforte vi trovavano frequentemente rifugio bastimenti e battelli che dai porti del Mediterraneo centrale ed orientale facevano rotta verso le coste africane, francesi e spagnole. Tant'è che a 18 anni dalla sua fondazione, Carloforte era già sede di diversi viceconsolati, tra cui quello di Svezia, Francia e Regno Unito. Intorno al 1831 che il porto e la marineria decollarono definitivamente, grazie alle società minerarie francesi, belghe e inglesi che diedero inizio allo sfruttamento dei ricchi giacimenti minerari dell'Iglesiente. Con l'inizio dello sfruttamento dei giacimenti metalliferi, l'isola di San Pietro divenne punto d'appoggio e Carloforte porto di imbarco di quel minerale verso i principali porti commerciali, in quella che possiamo considerare la gloriosa epoca dei galanzieri. Marinai infaticabili che si occupavano delle operazioni di trasporto, carico e scarico della materia prima. Hi, I'm Barbara from Istituto Globale of Carloforte. We're doing a project on digital city and urban analysis. We created a website and a video documentary with some QR codes. Do you know what is a QR code? Yes. So, do you want to try our QR code in our website with your phone? I don't have a phone. She has a phone. I never use it. Never? Well, I never use that. So, you can use it for the first time.
What do you think about this project? Sounds very good. Very good. But I think that will help. Yes. That will help tourists to actually find out the information they need, because it's difficult to get information here from tourist information about any of the things that you're doing, because we've been, we've tried. So it sounds very, very good. Yes, that's good. Thank you. Cosa ne pensi di questo progetto? Molto interessante, direi che serve molto per conoscere il nostro paese e per affrontare lo sviluppo anche turistico del nostro paese. Va bene, grazie. Ci puoi dare una valutazione da 1 a 10? 10, decisamente. Grazie. Che cosa ne pensi di questo progetto? Sicuramente è molto interessante, anche perché ti porta direttamente nel progetto che voi avete creato, costruito, e non è confuso. È veramente ben fatto, vi faccio i complimenti. Grazie. Una valutazione da 1 a 10. 8. Grazie mille. Cosa ne pensi di questo progetto? Credo sia un progetto interessante che possa far conoscere ai turisti soprattutto la storia di Carloforte e possa far conoscere tanti luoghi di Carloforte, non solo quelli più conosciuti. Va bene, una valutazione da 1 a 10? 8. Va bene, grazie. Cosa ne pensi di questo progetto? Mi sembra un progetto molto interessante, tanto per voi ragazzi, perché in questo modo imparate a conoscere la storia della nostra cittadina, della nostra isola, e anche ad approfondire certe cose che magari si guardano sempre con molta superficialità. E poi per i turisti e locali, che comunque tante cose non conoscono, e i turisti che arrivano, basta scaricare questa applicazione sul cellulare che ormai abbiamo tutti, e in questo modo imparano comunque tante cose, a conoscere anche loro quello che fa parte della nostra tradizione, della nostra storia. Va bene, grazie. Puoi dare una valutazione da 1 a 10? 10. Grazie.